Bentornati, voglio rinnovare la mia vicinanza a tutte le persone che stanno lottando contro questa terribile situazione, sia chi è direttamente che chi indirettamente coinvolto da questo momento difficile al quale non siamo preparati, ma che dobbiamo affrontare con intelligenza, soprattutto con testa e con tutti gli strumenti che ci vengono forniti per evitare di aggravare la situazione, e ci siamo intesi. Per cui il mio abbraccio virtuale è nei confronti di tutti, e in particolar modo di tutti quelli che stanno affrontando una situazione che coinvolge la cosa più importante che abbiamo, cioè la salute nostra e delle persone vicine. Detto questo, siccome in questo canale facciamo un po' di svago, parliamo di Milan, lo facciamo attraverso le parole del presidente Paolo Scaroni, il quale ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, un'intervista molto interessante che vi consiglio di andare a leggere se avete l'opportunità, perché ci offre la chiave di lettura di tante situazioni del Milan di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, e quindi secondo me vale la pena un approfondimento. In merito a questa intervista io partirei dal fondo, cioè dalle ultime domande, perché la giornalista chiede al presidente Scaroni in merito agli accordi con la UEFA, e il presidente Scaroni fa intendere che la scelta, diciamo, imposta di non partecipare alle coppe europee quest'anno, quindi l'esclusione dalle coppe europee o l'autoesclusione dalle coppe europee, come preferite, è stato il condono dei bilanci passati. E questa è una cosa importantissima, è un pensiero che avevo fatto tempo fa, perché immaginavo che la scelta, appunto, di sacrificare una partecipazione europea con tutto quello che ne conseguiva, quindi gli introiti, la visibilità, eccetera, poteva essere finalizzata proprio a un accordo con la UEFA in questo senso, cioè noi stiamo fuori dalle coppe, voi ci ripulite i bilanci precedenti e non li tenete in considerazione. Quindi molto probabilmente si andrà verso un settlement agreement, che come sapete è lo snodo fondamentale per le sorti della nostra società, e questo ci permetterà di cominciare un nuovo percorso attraverso il quale una pianificazione presumibilmente di 4 anni, quindi la stessa sorte che è toccata all'Inter e alla Roma e a tante altre squadre naturalmente, ci consentirà di arrivare quanto prima al fantomatico e mitologico pareggio di bilancio. Una situazione che noi dobbiamo andare a prendere, perché senza quella rischiamo di subire altre esclusioni, rischiamo di rimanere fuori dalle coppe europee, e sappiamo che se per un anno, ad esempio, volesse il cielo, riuscissimo a conquistare la qualificazione alla Champions League e poi, scusate, c'è un tratto di strada qua che è terribile, veramente terribile, non so come si possano lasciare strade in queste condizioni, vabbè. Se noi dovessimo riuscire a qualificarci per la Champions League e poi venissimo esclusi, sarebbe un danno terribile dal punto di vista economico, perché vi ricordo che un ritorno in Champions League è fondamentale per i nostri conti e poi per tutti i motivi, visibilità, giocatori e quant'altro. Per cui io continuo a osteggiare in maniera feroce tutti quelli che ancora blaterano del fatto che il fair play finanziario non è importante, che è una scusa, eccetera eccetera. Le regole ci sono, al momento sono queste, poi come dico sempre io, se verranno ridiscusse ne riparleremo, ma in questo momento noi dobbiamo fare così, punto e basta, non ci sono strade alternative. Per questo motivo questo passaggio dell'intervista secondo me è molto molto interessante. Poi ci sono altre cose che dice, parla della situazione dei campionati e fa intendere, come dire, un certo disappunto per la scelta di sospenderli, perché fa un riferimento ovviamente a un problema economico che si potrebbe acuire ancora di più in futuro se tutto questo mondo dovesse venire addirittura sospeso in questa stagione, e lo fa, diciamo, con una certa diplomazia, ma tra le righe si intende che non è molto d'accordo con questa soluzione di sospendere i campionati. Lui credo avrebbe preferito una soluzione a porte chiuse. Poi parla della situazione del Milan, gli chiedono di Boban, sul quale lui glissa, però dice una cosa interessante, cioè direi che lo dice piuttosto esplicitamente, che i dirigenti attuali pagano
hanno pagato o pagheranno, a seconda di chi è già andato via o chi probabilmente andrà via tra poco, una stagione fallimentare. È sostanzialmente questo, quindi quello che ci siamo detti qui era vero anche in questo caso, cioè si sono fatti i conti con i risultati e si è visto che non si sono raggiunti gli obiettivi, sostanzialmente questo. Poi dopo è chiaro che andremo ad analizzare nelle prossime settimane, anche quando speriamo la situazione, diciamo, in generale tornerà vagamente alla normalità, ma insomma valuteremo l'operato dei nostri dirigenti, ma è innegabile che in questo momento non si può dire che abbiano ottenuto risultati e che la proprietà li sia messa contro per partito preso o per preferire uno all'altro. In questo momento è così la situazione. Boban, Maldini e Massara non hanno allestito una squadra da quarto posto. Ci vogliamo poi dire che non c'erano i soldi per farlo, d'accordo, ci vogliamo dire che molto probabilmente da subito sono cominciate delle divergenze di visioni tra Boban e Gazzidis, che poi sono sfociate nell'intervista alla quale Scaroni fa riferimento, dicendo che la linea comunicativa della dirigenza e della società deve essere concordata. Boban dice: io avevo il permesso di parlare visto che avevo responsabilità anche in termini di comunicazione. Anche lì naturalmente poi ognuno si fa la sua idea, abbiamo sentito tutte le campane adesso. Ecco, io credo che queste parole siano importanti, siano come dicevo all'inizio, uno strumento che abbiamo per leggere la situazione attuale. Quindi, riassumendo, la situazione al Milan potrebbe essere questa. Si è iniziato un percorso di valutazione del lavoro dei dirigenti da parte dell'amministratore delegato, il quale non l'ha ritenuto buono, non l'ha ritenuto appropriato, e per questo motivo ha deciso di cominciare a sondare altri profili. Tra l'altro gli fanno una domanda anche su Rangnick e dice che potrebbero anche esserci stati dei contatti, così come ci sono, ma insomma non smentisce, ecco. Quindi l'amministratore delegato comincia, come dire, a pianificare la prossima stagione con soluzioni alternative alla dirigenza attuale. La dirigenza attuale viene a conoscenza di questa cosa, parte l'intervista di Maldini, nel quale lui fa riferimento a Rangnick, a domanda precisa, dice che per lui non è un profilo da Milan. L'amministratore delegato, nel clima di caos, rilascia un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove invece, mentendo, dice che sono tutti d'amore e d'accordo, che la visione è univoca e si va tutti nella stessa direzione. E poi dopo, una settimana dopo, invece un altro dirigente rilascia un'altra intervista alla Gazzetta dello Sport, dove dice che sostanzialmente è tutto il contrario di quello che la D aveva detto la settimana prima. Questa è un po' la situazione. A corollario di tutto ciò arriva il licenziamento di Boban, arriva la presa a plenipotenziario, quasi, almeno così si dice, no, da parte di Gazzidis, e adesso questa intervista di Scaroni, il quale ovviamente si pone dalla parte della proprietà, perché è evidente, lui è presidente, quindi anche se sappiamo che in realtà lo è formalmente o lo è solo per questioni legate allo stadio, però comunque ci dice queste cose che ci permettono di avere una visione d'insieme di ciò che è accaduto, e secondo me questa mia ricostruzione non è molto lontana dalla verità, almeno i fatti ci dicono questo. Per cui credo che in questo momento ci sia interesse a leggere questa intervista, ribadisco, fatelo se ne avete la possibilità, e adesso aspettiamo ovviamente le decisioni nel futuro, perché è chiaro che se ad esempio la stagione dovesse essersi conclusa con la partita dell'altro ieri, è evidente che anche certi sviluppi futuri per il futuro del Milan potrebbero innescarsi subito. Rangnick è, se non sbaglio, è sotto contratto con la Red Bull fino a giugno, almeno fino al 30 giugno, quindi non può essere annunciato prima, a meno che non decida di andarsene dal suo lavoro attuale, sempre che sia lui poi il dirigente che verrà, il dirigente allenatore, non si sa, ma in ogni caso io credo che arriveranno a breve delle notizie un pochino più concrete su ciò che ci aspetta, per cui vediamo nelle prossime settimane che cosa succede. Nel frattempo, ragazzi, un grande abbraccio a tutti voi, mettete un like al video se vi è piaciuto tutto quanto, magari iscrivetevi al canale così siete sempre aggiornati sui miei interventi, scrivetemi che cosa ne pensate, vi consiglio di nuovo, andate a leggervelo, sono 5 minuti di lettura ma molto interessanti, ci sentiamo alla prossima.